Nella nostra pratica quotidiana i pazienti anziani sono sicuramente una popolazione ampiamente rappresentata. Sono pazienti che hanno un equilibrio molto precario in quanto assai frequentemente hanno più di una problematica che dobbiamo trattare e su di loro c'è anche un grossissimo investimento affettivo da parte del proprietario, perché d'altronde sono i compagni di una vita. In questo tipo di pazienti dobbiamo affrontare più di un problema generalmente e quindi trattare più di una patologia. Proprio per questo motivo saranno necessarie più di una metodica strumentale, proprio per adeguare il nostro protocollo alle loro esigenze. Un esempio lo possiamo avere con l'APO, giusto per renderci conto come affrontiamo questi pazienti. L'APO è un golden retriever, un maschio di 9 anni e mezzo, per cui è in procinto di invecchiare, siamo proprio all'inizio. È leggermente sovrappeso perché ha un body condition score di 7, quindi pesa 37 kg, è esente da displasia di anca, ma ha displasia di gomito, con il gomito destro che è decisamente peggio rispetto al sinistro. E da un paio d'anni presenta però una zoppia altalenante sull'anteriore sinistro, quindi in realtà l'arto migliore. Qui possiamo vedere le radiografie, dove è evidente una sclerosi subcondrale e quindi segno di sofferenza dell'articolazione del gomito. A livello di gomito sinistro possiamo notare una situazione migliore, ma tuttavia vi è una grave situazione di artrosi a livello di carpo. Quando noi visitiamo l'APO, notiamo che da 2 giorni è presente una zoppia di primo grado all'anteriore sinistro. Vi è molto dolore alla manipolazione del carpo sinistro, soprattutto in flessione, e vi è un crepitio del gomito destro, segno per l'appunto di sofferenza articolare. A casa i proprietari hanno somministrato dell'arnica, tuttavia senza avere alcun miglioramento. Durante la nostra visita fisiatrica prendiamo le misure dei movimenti di escursione articolare e, oltre a riscontrare un notevole dolore a livello di carpo sinistro, come abbiamo detto, notiamo anche dei movimenti che sono diminuiti rispetto a quello che dovrebbe essere la norma, per cui una flessione di carpo che si ferma a 70 gradi anziché a 32. Le altre articolazioni sono bene o male nella norma. Questo è come si presenta l'APO, per cui è possibile riscontrare anche macroscopicamente un rigonfiamento a livello di carpo, un rigonfiamento che è duro perché è proprio la deformità ossea creata dalla presenza dell'artrosi. Il nostro protocollo riabilitativo quindi cosa prevede? Un trattamento con il laser per il gomito destro, perché comunque radiograficamente abbiamo visto esserci artrosi, della tecar al carpo sinistro perché è l'articolazione più dolente e laser sempre al carpo sinistro. Perché abbiamo scelto queste metodiche? La tecar l'abbiamo scelta e utilizzata sull'articolazione più dolente proprio perché rispetto al laser, con cui condivide parecchi effetti benefici, la tecar ha tuttavia un maggior effetto antalgico, un effetto antalgico che è notevole, che è estremamente rapido, tant'è che i proprietari già dopo 1 o 2 trattamenti notano subito l'efficacia, notano subito il miglioramento del benessere del proprio cane. Non utilizziamo su tutte le articolazioni, quindi anche sul gomito, la tecar per una questione di tempo, perché un'applicazione media con la tecar dura 15-20 minuti, mentre con il laser parliamo di 4-5 minuti per un gomito. Di conseguenza non dobbiamo abusare della pazienza del nostro paziente. Tuttavia il laser, in questo caso sul gomito e anche sul carpo nuovamente, possono essere sufficienti perché comunque ci aiuta nel gestire le problematiche, l'infiammazione presente a livello cartilagineo, ci aiuta a stimolarne la guarigione e a ridurre l'infiammazione in maniera minore rispetto alla tecar, ma sufficiente per garantire il benessere del nostro paziente. A questo abbiamo poi associato degli esercizi sia passivi che propriocettivi, tutto questo un paio di volte a settimana. E qui potete vedere l'APO come cammina, quindi è possibile notare una leggera zoppia a carico dell'arto anteriore destro. Dopo 4 trattamenti, purtroppo è stata fatta una pausa per motivi del proprietario e quando torna ovviamente la zoppia è ancora presente, ma da quel momento in avanti cominciamo ad inserire anche l'underwater treadmill proprio per migliorare la postura e rinforzare la muscolatura, che in un paziente anziano è una cosa assolutamente fondamentale. Tutto questo 2 volte a settimana.
e qui possiamo vedere appunto l'apo alla ripresa con una zoppia minima ma tuttavia presente. Dopo 10 trattamenti si passa a fare un trattamento a settimana, non è più presente zoppia, per cui togliamo anche il laser sul carpo. L'apo a casa non è più tenuto a riposo, come potete vedere non zoppica più ed è quindi tornato ad essere un cane felice, libero di fare tutto quello che vuole per continuare a invecchiare serenamente.